molti italiani non sanno la storia, arrivano in Croazia e ti dicono per fiume, dicono Rijeka, e noi si rizzano i capelli, capirai. È il giornale della minoranza italiana, minoranza diventata minoranza nell'immediato dopoguerra, questi territori sono diventati jugoslavi, una parte degli italiani se n'è andata ed è stato l'esodo, e se n'è andata per il mondo, chi in Italia, chi in Australia, chi nelle Americhe, in Canada. Una parte è rimasta qua e ha resistito per 60 anni perché siamo sempre stati orgogliosi di essere italiani. Se si attraversano le città dei nostri territori si nota subito l'influenza veneta, trovi leoni alati un po' dappertutto, no? D'altra parte era sempre normale questa mescolanza, la gente parlava più lingue, non faceva distingui tra chi e chi, non chiedevi all'altro se italiano o se croato. Le lotte e le guerre sono insorte a causa della politica, la popolazione è sempre stata ben disposta e amichevole con tutti. In ogni cittadina c'è una comunità degli italiani, nei paesi piccoli la trovi subito perché vedi sventolare la bandiera italiana, per cui te ne rendi conto, no? A Fiume, a Pola, che sono città più grandicelle, diciamo, non è che cade subito nell'occhio, però se tu attraversi il centro di Fiume, la via del Corso, che è la passeggiata principale, passi davanti il Palazzo della Radio, noti la bandiera italiana che sventola tanto accanto a quella croata europea perché c'è la sede di Radio Fiume. Poi fai altri 200 metri, arrivi a Palazzo Modello, che è la sede della comunità italiani, è rappresentativa perché è uno dei più bei palazzi della città. Ci troviamo nella comunità degli italiani, che noi italiani di questo posto la chiamiamo la nostra seconda casa. La comunità degli italiani di Fiume nasceva proprio il 2 giugno del 1946, quando nasceva la Repubblica Italiana. La nostra comunità annovera 9.200 soci. Qui c'era l'Italia, abbiamo avuto il coraggio di restare. Per essere sincera, non sono state scelte mie, scelte dei miei genitori, dei miei nonni, ma io sono contenta di questa loro scelta perché grazie a loro qualcosa di italiano è rimasto qui. Qua dentro la lingua ufficiale è il dialetto fiumano, oppure la lingua italiana, però qua si parla italiano. Io ho amiche che si sono sposate con persone croate, a volte predomina la lingua dell'altro. Io ho avuto la fortuna di portare avanti questa mia identità e sono così contenta, veramente sono contenta, l'ho trasmessa anche a mio figlio, oggi sono una nonna, ho due nipotini, una già frequenta la quinta classe e a casa mia si parla l'italiano. Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena dopo una tempesta. Ho iniziato qui. Il primo concerto che ho fatto era in questa sala, in questa parte della Croazia. È così mista, così tanta gente è venuta dappertutto che veramente i fiumani sono fiumani e basta. Alla fine della guerra avevo 13 anni e io non ero in grado di decidere. Non mi sono mai pentita di non essermene andata. Mi è dispiaciuto che se ne fosse andata tanta gente. Sono convinta che se rimaneva più gente avremmo forse potuto pretendere una qualche forma d'autonomia. Invece, rimanendo in pochi, significò a poco perdere tutto, perdere l'uso della lingua e perdere la nostra cultura. Bisognò lottare tenacemente per tenere in piedi qualche scuola. Sono stanca. Però non sentendo questa mia lingua, ho l'impressione che la sentirò sempre meno. Al giorno d'oggi che ormai anche la Croazia e la Slovenia fanno parte dell'Europa, penso che queste differenze culturali e identitarie non potranno che arricchire la nostra cultura, non credo che sia destinata a scomparire, anzi penso che sia destinata a mantenersi.